Alle ultime novità per quanto riguarda il calciomercato del Pescara, priorità per il terzino destro, il neo DS Pasquale Foggia, chiamato a colmare l'alcuna aperta dalle partenze di Floriani, che la Lazio ha girato in prestito alla Juve Stabia, di Roberto Pierno, passato a titolo definitivo al campo basso. Il tecnico Silvio Baldini spinge per l'arrivo del 29enne Andrea Cardi, che vedete nella foto, già le dipendenze del tecnico toscano nell'ultima esperienza di Palermo, impreziosita dalla promozione in Serie B con i rosanero. Cardi aveva già vinto il campionato di Serie D nel 2020. Si tratta di un giocatore duttile, può infatti giocare sia da terzino che da centrale. Al neo DS Pasquale Foggia piace anche Daniel Leo, classe 2001, ex Foggia e Juventus Under 23, di proprietà del Crotone, calciatore di struttura utilizzabile anche da braccetto nella difesa a 3. Altro profilo seguito è il 21enne Giuseppe Salvo del Messina, lo scorso anno 24 presenze nell'11 di Giacomo Modica. Per l'attacco non rischia alla cessione per il momento Cristian Tomasini. All'ex Taranto bisognerà affiancare però un'altra punta. Nulla da fare per Rauti, di proprietà del Torino. L'ex biancazzurro ha chiuso con il Vicenza e, come anticipato sul nostro sito www.rete8.it, tutto fatto per il ritorno in biancazzurro di Gianmarco Cangiano. Accordo totale con il Bologna, prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Serie B. Mancano solo i rispettivi annunci.